Ciao a tutti amici del canale e benvenuti in un'altra sbarbata. Stasera serata è un po' movimentata, eh. Sono le 10 meno 5 e quindi è sera tardi, abbiamo appena finito di mangiare, serata un po' così, abbiamo alzato un po' il gomito, però il video volevo farlo lo stesso. A chi è che non è capitato? Dai, ti è capitato, di la verità. È capitato anche a te, dai, può succedere. Comunque, con questo ci andiamo a sbarbare oggi con sapone Omega all'olio di eucalipto. Andiamo a vedere tutto. Eccolo qua. Portate pazienza stasera, eh. Stasera va così. Però ci divertiamo lo stesso, forse è meglio. Eccolo qua. Rasoio, cosa utilizziamo? Il pop razor, stasera mi voglio rovinare. Guardate che spettacolo. Dopo lo andiamo a armare. Come pre, il furbo. E come after, è da un paio di sbarbate che ne avevo voglia, il Floyd. Come lamette, asco. Mai utilizzate, la andiamo a provare. Quindi cominciamo, andiamo a sciacquare il viso, sciacquare, andiamo ad idratare. Ragazzi, stasera non mi commentate niente, stasera va così, qualsiasi mio errore, mio sbaglio mi dovete capire. Siamo andati un po' di prosecco, un po' di vino bianco, però è tutto tranquillo. Anzi, facciamo che. No, anzi, andiamo a mettere il furbacchione adesso e dopo andiamo a armare il tutto. Fatto una cena con i parenti, con mio cognato, con i miei cognati, le rispettive mogli, le rispettive compagne. E ci siamo divertiti. Però mi mancava qualcosa stasera. Mi mancava da fare il video. Ho detto non può mancare. E quindi sono qua per te. Allora, andiamo a aprire il pop razor. Stasera mi combino male, io lo so. Non dovevo, devo andare a dormire adesso. Eccole qua, le asco, andiamo a aprirle, se così si pronunciano. Questo è l'involucro. Mai utilizzate, colla dappertutto, eccole qua. Barba di 2 giorni. Adesso dico anche il pennello, non vi preoccupate, non mi sono perso. Non è vero, mi sono perso, non ci credete. Mi stava cadendo tutto. Ok. Mi sembra tutto regolare. Mi sembra armato correttamente, speriamo. Visto che il sapone è Omega, ho deciso di utilizzare il pennellazzo, il maialazzo. Eccolo qua. Sono passati quasi 5 minuti, eh. Facciamo una cosa veloce. Sennò stasera non ne usciamo più. Andiamo a prendere il nostro sapone in ciotola e andiamo a prelevare. Piuttosto duro.
Questo mi è stato consigliato da un iscritto al canale. Siccome era inizia il periodo invernale, non lo volevo comprare. Poi mi è stato detto che comunque non era proprio così accentuato l'eucalipto. Ho detto proviamo. Andiamo a fare un prelievo e poi andiamo a fare il montaggio in viso. Ci sono, non mi sono perso. È una pasta dura, dura. Questo rasoio comunque è stato il mio primo acquisto. Per colpa sua. Non avevo intrapreso la rasatura tradizionale. Speriamo che vada bene. La vado già a mettere un po' d'acqua. Effettivamente, non so se me l'ha consigliato Tommaso questo, se me l'ha consigliato lui. È vero che è molto delicato la profumazione. Vado ad aggiungere ancora un po' d'acqua, poco a poco. Mi fa male il braccio. Mi mancavate, non vedevo l'ora. Comunque, perché mi aveva consigliato questo sapone qua, mi commenti perché non mi ricordo. Se non sbaglio era Tommaso, che lo saluto se era lui, e aveva ragione. Io non amo molto i mentolati, però questo qua non si sente, non si sente tanto. Ok. Andiamo a farci questa sbarbata col pop rasor. Vediamo di non farci male. Asciugo solo le mani perché scivola. Stasera mi dovete capire. È successo anche a te.
Raspa, raspa il trattorino, la si sente. Andiamo in zona collo, vediamo cosa succede. Vi faccio un monumento se finisce così, un monumento. Ci siamo. Adesso qua nel viso, andiamo con la seconda passata. Un po' qualche puntino ce l'ho sotto il collo, ma ci sta, dai. Ho finito di mangiare da 10 minuti più o meno. Ok. Cazzata, cazzata. Siamo a 13, 15 minuti. Vado a prelevare ancora un po' di sapone. È durissimo sto sapone. Veramente dura. Se vado a fare un contropelo, faccio solo due passate. Perché col pop ultimamente lo sto usando anche in sbarbate senza fare i video. E credetemi, con due passate faccio un BBS spettacolare. È alzato il gomito, di la verità.
Ok, andiamo di contropelo. Vado ad asciugare il pop, così abbiamo un miglior grip. Guardate qua, non mi dite niente, abbiate pietà di me stasera. Lo sto facendo per compagnia. Non so quanti di voi avrebbero pubblicato questo video, ma credo nessuno. Ma io lo pubblico. Vi dico solo una cosa, Pop Razor, appena finito di mangiare alle 10 e un quarto non potete commentare niente. Mi è anche caduto. Ho spaccato il lavandino? No. Rasatura massacrante, però va benissimo. Andiamo a sciacquare il viso con acqua fredda e ci vediamo fra 2 secondi. Eccomi.
Ricapitoliamo cosa abbiamo utilizzato questa sera. Due bottiglie di prosecco, una di vino bianco. No, sto scherzando, dai. Una di vino bianco con la 2 litri. Scherzo, dai. Facciamo i seri adesso, se riusciamo. Abbiamo utilizzato come sapone Omega, crema da barba, l'olio di eucalipto. Adesso la vado a sciacquare mentre mi fate compagnia. Che mi sono dimenticato di farlo prima, lo facciamo adesso. Ok, questa l'abbiamo sciacquata. Come prebarba abbiamo utilizzato il furbacchione. Come rasoio il rastrello. Possiamo zappare la terra, pum pum pum, pop raso armato con asco. Eccole qua. Come pennello, pro raso, io non ho ancora capito se questo è il 49, che numero sia. Questo fatemelo sapere. Adesso vi faccio vedere bene qual è. È quello con la ghiera nera, eh. Qualcuno mi dice il 49, qualcuno mi dice l'87, 52, 48, non ho ancora capito qual è. Adesso lo faccio vedere bene. Eccolo qua. Ognuno dice la sua, io non ho ancora capito che pennello sia. Allora, andiamo di after. Ah, da quante, guardate, ce l'ho da 3 mesi, è ancora pieno, pieno. Floyd, andiamo? Vado. Posso bastare. Niente ragazzi, spero ci siamo divertiti assieme. Ci vediamo alla prossima sbarbata, speriamo un po' più tranquilla. Ciao a tutti e buona serata.